una cerimonia raccolta, intima, sottratta al clamore pubblico, per il rituale d'addio a Francesco Nuti, straordinario attore e regista che ha segnato un'epoca nel cinema italiano. Alle 15 di ieri, nella venerabile Basilica di San Miniato al Monte a Firenze, sono state celebrate le esequie del talento toscano. Il desiderio di un commiato privato, espresso dalla famiglia di Nuti, ha delineato un quadro di sobria emozione. Francesco Nuti, una personalità artistica che ha brillato in un universo di personaggi, storie, risate e lacrime, si è spento nella mattina di lunedì 12 giugno, all'età di 68 anni. L'ultimo sipario è calato a Villa Verde di Roma, dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro la malattia. In rispetto del profondo dolore, i familiari hanno chiesto la massima discrezione, evitando di rilasciare dichiarazioni. Tra le persone che hanno voluto rendere un ultimo omaggio a Nuti, c'erano i sindaci di Firenze, Dario Nardella, e di Prato, Matteo Bifoni. Città a cui Nuti ha legato indissolubilmente il suo nome e il suo destino, attraverso le sue opere e la sua vita. Non potevano mancare i volti amici e conosciuti del mondo dello spettacolo fiorentino, come Marco Masini, Leonardo Pieraccioni, Carlo Conti, Giorgio Panariello, segno di un'affettuosa vicinanza che ha contraddistinto la vita dell'attore. La Basilica di San Miniato al Monte, sul colle più alto di Firenze, si è riempita del silenzio carico di ricordi e commozione. Circa 300 persone hanno preso parte alla cerimonia privata, in un pomeriggio di giugno che ha visto Firenze salutare uno dei suoi figli più amati. Sul feretro, posto di fronte all'altare, una corona di fiori e un vessillo viola, simbolo della Fiorentina, squadra del cuore di Nuti. Un biglietto con la scritta «Francesco grazie», lasciato da un fan, testimoniava l'affetto del pubblico. Visibilmente commossi, la figlia Ginevra e il fratello Giovanni hanno salutato e ringraziato le persone arrivate a San Miniato. Padre Bernardo Gianni, abate di San Miniato al Monte, ha celebrato la messa, durante la quale ha raccontato un aneddoto che lo legava a Nuti e ha citato la canzone dell'artista «Sarà per te», evocando una ricerca dell'essenziale che caratterizzava la vita dell'attore. Prima della conclusione della cerimonia funebre, l'attore Gianfranco Monti ha letto una lettera scritta per Nuti, «Ti do l'ultimo bacino in fronte». Grande la commozione di tutti i presenti al funerale. In contemporanea con l'ultimo saluto a Nuti, la città di Prato, in accordo con il fratello Giovanni, ha voluto onorare Francesco con il lutto cittadino. Come ha dichiarato il sindaco Bifoni, la volontà della famiglia è stata rispettata, ma Prato desiderava salutare Nuti. Nei suoi anni, Nuti non è mai caduto nell'oblio nella sua città, che lo ha sempre ricordato e continuerà a farlo con eventi annuali a lui dedicati, sempre seguiti dal pubblico. Il prossimo, Tutta colpa di Ceccò, in programma il prossimo 18 luglio, assumerà un significato ancora più forte. Francesco Nuti era un artista che ha saputo far ridere e piangere, che ha creato personaggi indimenticabili e storie coinvolgenti, regalandoci momenti di pura gioia, riflessione e introspezione. Il suo contributo al cinema italiano è inestimabile, la sua mancanza sarà sentita, ma il suo ricordo rimarrà vivo nel cuore di chi ha avuto la fortuna di apprezzare il suo talento. La sua vita, così come la sua arte, rimarrà un dono prezioso per tutti noi.